Grazie tante. Signori e signori, benvenuto nel nuovo museo Alfa Romeo. Benvenuti nella casa dell'Alfa Romeo. Esattamente 105 anni fa, esattamente il 24 giugno del 1910, qui a Milano, fu fondata l'Alfa, sigla di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Qui iniziò la storia dei suoi successi. E qui, oggi, noi apriamo le porte di una nuova casa per incontrare un vecchio amore. Una nuova casa non solo per ospitare le creazioni più famose e innovative di questo brand unico, ma anche per racchiudere la sua storia e la sua tradizione. Una casa dedicata agli innumerevoli ammiratori che Alfa Romeo ha in tutto il mondo. Ma è di più. Il nuovo museo dell'Alfa Romeo qui, è un tributo agli uomini e alle donne che hanno fatto del nostro marchio il vero e proprio cuore dell'industria automobilistica. E attenzione, non è un tempio da adorare, ma un modello da imitare. Una specie di macchina del tempo che ci fa viaggiare attraverso 105 anni di eccellenza automobilistica. Da un lato una finestra sulla nostra storia e da un altro una porta aperta sul nostro futuro. E oggi siamo qui con voi per condividere il primo capitolo della nuova Alfa Romeo, per presentarvi la sua prima nuova creazione, la sua prima nuova creazione in perfetta armonia con la nobile anima del brand, il suo DNA. Forse, e conosco tanti di voi, da un ingegnere vi sareste aspettati fatti, numeri, dettagli tecnici e per finire un elogio della dinamica della nuova auto, ma è esattamente quello che non farò oggi. Io voglio parlerò della unicità del nostro brand e della meccanica delle emozioni, perché alla fine non è di un'auto di cui stiamo parlando di Alfa Romeo. Quando abbiamo iniziato ci siamo resi conti che quello di cui avevamo bisogno c'era già tutto, visibile e invisibile allo stesso momento. Le auto, lo spirito, il brand, un marchio che molti chiamano ancora oggi il brand degli appassionati di auto sportive nel mondo. Molte cose, devo dire, abbiamo capito in fretta, ma molte abbiamo dovuto impararle di nuovo. E prima di tutto e soprattutto il rispetto. Il rispetto per il brand, per la sua anima nobile, il rispetto per le sue creazioni, per la sua sostanza, la sua forma, per la sua storia e il suo spirito. Di questo marchio non c'era assolutamente niente da cambiare. Dovevamo invece cambiare noi, tutto. Imparare dalla storia, dai momenti difficili, dagli errori. Abbiamo sentito dentro di noi il dovere di questa responsabilità nei confronti non solo del marchio di Alfa Romeo, ma nei confronti degli uomini e delle donne che l'hanno fatto in oltre 100 anni di storia nascere e crescere, che hanno sviluppato, innovato e fatto evolvere il brand e le sue creazioni. E abbiamo applicato questi semplici principi anche al nostro logo, al logo del nostro marchio. Rispetto. Abbiamo rispettato la sua forma, i simboli e la storia che contiene, i segni che lo arricchiscono. Lo abbiamo rinnovato e modernizzato, ma abbiamo preservato intatti il suo DNA e la sua anima, pronti di essere applicati alle nostre nuove creazioni. Ebbene, quando ci si avvicina nuovamente a un vecchio amore,
può capitare di essere timidi o incerti. Noi questo non ce lo potevamo permettere. Dovevamo essere assolutamente fermi, risoluti e determinati. Perché tutto, escluso il nostro brand, doveva essere ricostruito dalle radici. E così sono nati gli Skanks. E siete abituati a sentirci parlare e a utilizzare questa espressione. Skanks è il nostro gergo interno per gli innovatori, anzi i rivoluzionari, dedicati ad Alfa Romeo. Definiti non solo dalle tecnologie che creano, ma almeno altrettanto quanto dal processo utilizzato per crearle. Gli Skanks sono gruppi di lavoro agili, appassionati, totalmente focalizzati, esattamente quello di cui Alfa Romeo aveva bisogno per ripartire e di cui ha bisogno per crescere. E qual è lo scopo di tutto questo? Soluzioni nuove e radicali, un cambio di paradigma. Rispettare il brand e la loro missione. Passione e velocità è il loro motto ed innovare ed essere rivoluzionari è il loro obiettivo. Noi abbiamo raccolto un popolo di appassionati dell'auto per creare auto per appassionati, perché amare e vivere l'auto è alla fine quello che fa la differenza. Quando ero ragazzo, sulle marche di automobili si discuteva, si litigava, credo in Italia quanto in Germania e dovunque. Passione e identità erano fattori importanti della scelta. Oggi sembra che tutto questo non ci sia più. Ci siamo abituati a prodotti tutti uguali, brand diversi, vero, e ce ne sono molto di più di una volta, ma auto con lo stesso aspetto, le stesse prestazioni, le stesse dimensioni, gli stessi contenuti. Oggetti utili, ma intercambiabili, sostituibili. E perfino i brand premium offrono fondamentalmente oggi lo stesso tipo o tipologia di prodotto. Uno è un po' più elegante, un po' più tecnologico o più sportivo. Ma al volante la differenza si nota? La differenza si sente? Sì, sono buoni prodotti, certo, ma sono freddi, tecnocratici e, volendo esagerare, si può dire persino noiosi. Tanto comfort, tanti contenuti, tanta potenza, ma emozioni? Zero, proprio zero. Tutte queste auto ti portano rapidamente, silenziosamente e in modo sicuro alla tua destinazione. Ma in fondo la cosiddetta premiumness è diventato anch'essa nient'altro che un prodotto tra tanti, un mare piatto di indifferenza. Le auto premium di oggi sono come celle progettate per isolarti dal mondo e dalla strada. Sono prodotte in modo quasi perfetto, quasi. E quasi perché? C'è una differenza sostanziale tra produrre e creare. Bisogna chiedersi che cosa proveremmo se ci mettessimo di nuovo a guidare, se accettassimo di essere attivamente, fisicamente e emozionalmente coinvolti, se tornassimo a sentire la macchina e la strada. Noi non abbiamo nessuna intenzione di produrre nuove automobili, noi li vogliamo creare. Vogliamo creare una vera, unica alternativa al solito. Le nuove Alfa Romeo rimettono il guidatore al centro, una parte integrale e indispensabile della macchina, il suo completamento, la perfezione, totalmente immerso nella guida grazie alla sensibilità dello sterzo, alla risposta dell'acceleratore, alle reazioni immediate di tutti i sistemi, del cambio, del freno. Alfa Romeo è stata e sarà di nuovo una fusione perfetta fra l'uomo
e la macchina. Sempre pronta, sempre capace di rispondere, vogliosa. Le nostre nuove creazioni dell'Alfa Romeo saranno così, saranno autentiche, uniche e pienamente rispettoso del suo DNA e della sua tradizione. Perché, bisogna pensarci bene, mettere il guidatore al centro significa nel cuore del brand. Questa è la nostra missione. Questa è la missione di Alfa Romeo. Mettere il guidatore al centro richiede una rivoluzione totale. Si dice facilmente, ma richiede davvero una rivoluzione. Mentale non meno di tecnica. Un anno fa a Detroit abbiamo detto che ci sono 5 cose che ci importano veramente per un Alfa Romeo. Sono i 5 elementi che hanno reso l'Alfa Romeo il più desiderabile brand del mondo dell'auto. Una marca che si stacca da tutte. Sono certo che vi ricorderete questi 5 elementi. Motori all'avanguardia e innovativi. Una perfetta distribuzione dei pesi. Soluzioni tecniche uniche. Il miglior rapporto potenza per ogni vettura che lanceremo nella sua categoria è un design straordinario e distintamente italiano. Questi sono i fatti che stanno dietro la meccanica o alla meccanica delle emozioni. Per creare un Alfa Romeo questi sono indispensabili, ma non sufficienti. Noi siamo andati oltre, abbiamo immaginato, abbiamo pianificato e abbiamo realizzato il rinascimento Alfa Romeo. Il modo in cui abbiamo scelto e costruito tutti i contenuti e i componenti, il modo in cui li abbiamo messi insieme, è quello che alla fine vi farà sentire la differenza. Le creazioni dell'Alfa Romeo vi faranno sentire di nuovo vibrazioni che risuonano con la vostra anima. Un Alfa Romeo non è mai solo una macchina, deve essere un'estensione dell'anima di cui la guida. Diventa una parte di te, è come tenesse le sue ruote. Abbiamo creato emozioni ed esperienze che vanno ben oltre il possedere un'auto o un prodotto, una relazione che si estende fuori dal perimetro del semplice prodotto e della pura razionalità. Noi rispondiamo al richiamo di questo brand, ma alla fine è di un'auto di cui ci innamoriamo tutte le volte. Ora chiamo Philip Greer. Philip è il leader del popolo degli Scans, il responsabile del nostro progetto Giorgio, e lui vi racconterà ora i risultati di quello di cui abbiamo creato. Grazie. Buongiorno e benvenuti a tutti, anche da parte mia. Quando abbiamo impostato la prima delle nuove Alfa, ci siamo dati degli obiettivi oggettivi molto ambiziosi. Potenza, velocità, accelerazione, spazio d'arresto, decibel, grammi al chilometro di CO2. Però ce n'è uno che non si può esprimere in numeri, uno che è più importante di tutti gli altri messi insieme, quello di creare le sensazioni di una vera Alfa Romeo, cioè un piacere di guida unico senza compromessi, delle prestazioni senza eguali e forse soprattutto il senso di essere alla guida di una creatura viva, di un'auto assolutamente unica. La prima scelta importante, base di partenza di tutto e dovrei dire in realtà di ripartenza, ci ha riportati indietro nel mito Alfa Romeo. Questa scelta è stata la trazione posteriore e integrale. Come ben sapete, questa caratteristica serve sia per ottenere prestazioni elevate,
sia per garantire un grande divertimento alla guida e una completa identificazione con la macchina. Allora, dopo questa premessa fondamentale, andiamo un po' nel dettaglio tecnico nelle scelte che abbiamo fatto. Prima di tutto, un Alfa Romeo, una vera Alfa, si distingue dai suoi motori all'avanguardia e innovativi. E tutti i nostri motori sono interamente in alluminio, per ridurre i pesi assoluti della macchina e soprattutto il peso sull'asse anteriore. Il nuovo riferimento per gli amanti di Alfa Romeo è il 6 cilindri di turbo benzina. Questo propulsore unico per tecnologie e prestazione è stato creato ispirandoci dalle tecnologie e delle competenze della Ferrari. Questo motore è generoso, esuberante, un po' come i progettisti che lo hanno disegnato, e che in tutte le marce, a qualsiasi regime, eroga una coppia fantastica, con un turbolag inesistente. E nonostante questi valori di potenza e di coppia sensazionali, è anche un motore molto efficiente, anche grazie al sistema di disattivazione dei cilindri a controllo elettronico. Il sistema di disattivazione dei cilindri è un'innovazione, ma per uno che conosce un po' la storia, in realtà è un ritorno al passato, perché negli anni 80, in effetti, sono i motoristi dell'Alfa che furono i primi a sviluppare questo concetto. Ma il motore di un Alfa si deve anche sentire, riconoscere dalla sua voce, da questa voce. Con pazienza e passione siamo riusciti a fare cantare questo motore nel modo giusto, e come avete potuto sentire la sinfonia Alfa c'è e si sente, no? E la sua coreografia è una perfetta armonia tra potenza, eleganza ed emozione, no? Allora, adesso veniamo al nostro secondo punto, l'aspetto decisivo, un altro aspetto decisivo per il piacere di guida è la perfetta distribuzione dei pesi 50-50 tra i due assi, e questo l'abbiamo raggiunto grazie a un'attentissima gestione delle masse, del loro posizionamento e dei materiali. Poi, dopo motore, partizione e peso, ovviamente per il piacere di guida e le prestazioni sono essenziali le sospensioni. È un po' come per le fondamenta di una casa, cominciamo, come giusto che sia, dalla sospensione posteriore. Per il massimo controllo della ruota rispetto alla carrozzeria, in tutte le situazioni, e per gestire la trazione, la stabilità e il filtraggio delle vibrazioni, abbiamo sviluppato una nuova sospensione posteriore, la sospensione Alfa Link. Basta guardarla, l'immagine di questa sospensione parla da sé, è bella, è semplice in apparenza, è funzionale, è una vera opera d'arte. Per l'anteriore anche abbiamo sviluppato, inventato una nuova sospensione a quadrilatero, però con asse di sterzo semivirtuale, questo di nuovo per il filtraggio delle vibrazioni e per garantire anche un modo veloce e preciso di sterzare. Ma il vero plus di questa sospensione è che durante tutta la curva mantiene il braccio a terra longitudinale costante e l'impronta a terra del pneumatico sempre perfetta per permettergli di sviluppare alte accelerazioni laterali. Quindi in ogni situazione il guidatore è perfettamente in fase con i movimenti dell'auto. Anche ad alta velocità la guida è naturale, precisa, divertente ma sicura, in contatto diretto con la strada. Poi per chiudere sull'autotelaio, il tocco finale dell'impostazione reside nel nuovo sistema sterzante che abbiamo sviluppato con il rapporto sterzo più diretto del mercato. Dopo questi punti andiamo avanti sul punto successivo, il rapporto peso-potenza. Lì dobbiamo sposare la straordinaria cavalleria del motore con l'utilizzo di parti più leggere possibili in tutte le parti del veicolo. Abbiamo utilizzato l'alluminio ovviamente per il motore, come abbiamo visto, per la carrozzeria, le porte, i parafanghi, per le pinze freni, per le sospensioni, telaio anteriore, telaio posteriore, i duomi anteriori. Abbiamo utilizzato anche il composito di alluminio con materiale plastico per la traversa crash posteriore e la fibra di carbonio per l'albero di trasmissione, il cofano, il tetto, i sedili anteriori, la struttura dei sedili anteriori in carbonio anche per la ripartizione dei pesi e
Per finire, anche i freni carboceramici che, oltre a questa riduzione di peso, contribuiscono anche notevolmente a prestazione e feeling. Ma nonostante questa ottimizzazione quasi maniacale dei pesi, quest'auto ha anche la migliore rigidezza torsionale del segmento. Questo per garantire qualità nel tempo, comfort acustico e anche handling, comportamento in situazioni estreme. Finora vi ho parlato solo di caratteristiche meccaniche, perché questo nel DNA dell'Alfa è un aspetto fondamentale. Chassis, motore, autotelaio devono essere perfetti sia nel progetto che nella relazione che nella scelta del materiale. Ma oggi l'elettronica, quando è usata non per compensare dei difetti ma per aumentare ulteriormente prestazione e sensazione, oggi l'elettronica offre delle possibilità quasi illimitate. Allora, vediamo un po' alcune delle soluzioni tecniche uniche nel campo dell'elettronica che ci hanno permesso di aumentare sia le prestazioni che le sensazioni e il piacere di guida di questa Alfa Romeo. Prima di tutto il torque vectoring, quello vero, perché ci sono tante coppie nel mondo, quello vero, che grazie alla sua doppia frizione permette al differenziale posteriore di controllare separatamente la ruota destra e la ruota sinistra in ogni situazione di guida. Questo garantisce quindi non solo di superare i limiti imposti dai pneumatici, ma anche di risolvere il conflitto storico che c'è tra la prontezza di risposta e la stabilità del treno posteriore su ogni tipo di fondo e a qualsiasi velocità. Le autotrazioni posteriori possono essere a volte difficili da guidare sul bagnato, sulla neve e chiedere importanti, invasivi interventi dei controlli di stabilità. Ma su un Alfa si guida sempre, non si viene mai guidati. E grazie al torque vectoring e anche sotto la pioggia o sotto la neve, l'auto è sempre guidata in modo sicuro ma anche divertente. Secondo punto, nuovo pilastro, diciamo, della nuova Alfa Romeo, l'Integrated Brake System. Questo sistema combina il controllo di stabilità e il tradizionale servofreno in un sistema elettromeccanico unico. Questo ovviamente per consentire un'importante riduzione di peso, ma anche per dare al guidatore un feeling freno molto preciso, sempre anche in caso di frenata ABS, per evitare le famose vibrazioni che uno sente quando l'ABS cicla. Ma soprattutto questo sistema garantisce una risposta istantanea del freno e quindi riduce gli spazi di arresto. Anche esteticamente, come potete vedere, con questo sistema, con la sua semplicità e semplificazione, rappresenta bene l'Integrated Braking System, rappresenta bene il concetto di essenzialità Alfa Romeo. Altra innovazione importante nel campo dell'aerodinamica. Come sapete, l'aerodinamica da sempre è una delle qualità delle vere Alfa Romeo. Con una cura maniacale dei flussi siamo riusciti ad ottenere un CX molto basso, il più basso del segmento, ma anche una vettura naturalmente deportante che non esiste oggi sul mercato. Però, visto che non ci accontentiamo mai e che volevamo sempre di più per quest'Alfa, abbiamo anche sviluppato un aerosplitter frontale che gestisce la deportanza in modo attivo. L'Active Aerosplitter aumenta le prestazioni e l'aderenza, rendendo l'auto sicura da guidare anche ad altissima velocità. Ma in realtà, se non avessero un cervello per orchestrare e dirigerli, tutti questi sistemi elettronici non sarebbero altro che macchine senza anima. E il compito è quello dello chassis domain control, che è il vero cervello dell'elettronica di bordo. Questo chassis domain control integra l'azione dell'aerosplitter, delle sospensioni attive, del controllo di stabilità, del torque vectoring, eccetera, eccetera. E questo lo fa attraverso algoritmi basati sulle reti neuronali. Assegna un compito preciso a ognuno di questi sistemi per ottimizzare in ogni situazione prestazione e guidabilità. Lo fa con gli stessi processi che utilizza il nostro cervello per dirigere il nostro corpo. Lo chassis domain control trasferisce l'imprinting dell'uomo
alla macchina e non trasforma l'auto in un meccanismo freddo e alieno. Noi tutti non siamo sempre di umore costante. Grazie a questo cervello, a questo chassis domain control, riusciamo a offrire ai nostri clienti molte auto in una. Il selettore DNA dell'Alfa Romeo modifica il comportamento dinamico della vettura in base all'opzione scelta dal guidatore. Dynamic per una guida ad elevata adrenalina. Natural per l'emozione semplice e vera della vita di tutti i giorni. Advanced Efficiency, che per la prima volta montiamo su un Alfa Romeo, che è una modalità di risparmio energetico. E ovviamente per le versioni ad alte prestazioni, la posizione Race. Qualsiasi sia l'opzione scelta, grazie al chassis domain control, il risultato è sempre armonico e il piacere di guida gratuito. Allora, adesso abbiamo parlato tanto di piacere di guida, ma in realtà il piacere di guida non è solo il piacere della guida, è anche il piacere di stare in abitacolo e la qualità della vita a bordo. Uno dei nostri obiettivi era anche di trasferire all'interno dell'abitacolo questa semplicità, questa essenzialità, raffinatezza Alfa Romeo. Entriamo nell'abitacolo e vediamo che l'interfaccia uomo-macchina in realtà si compone di solo due comandi, solo due rotativi. Uno, di cui abbiamo appena parlato, per la regolazione dei parametri di guida, l'Alfa DNA appunto, e l'altro per il sistema di infotainment. Tutte le funzioni sono controllate da questi soli due comandi, talmente semplice che persino un adulto li capisce. Sono studiati per essere semplici ed intuitivi e per non distrarre mai della strada che è il regno dell'Alfa Romeo. Abbiamo applicato lo stesso criterio a tutti gli altri comandi. Quelli primari sono praticamente tutti incorporati nel volante, come un po' come il volante di una Formula 1. Volante piccolo, molto sportiva, che si aziona con movimenti contenuti e fornisce sempre al pilota indicazioni precise e nette e li fa sentire la strada. Ritroviamo questo rapporto armonico tra uomo e macchina a tutti gli arredi dell'abitacolo, dove Alfa offre un elevato livello di qualità, di contenuti, di sicurezza e di comfort. Ma anche qui c'è sempre l'elemento specifico Alfa e il guidatore è al centro di tutto. Allora, velocemente abbiamo parlato dei 5 elementi che rendono un Alfa, in realtà ve ne ho presentati solo 4. Ho parlato di motori, ho parlato di peso, di rapporto peso-potenza, di distribuzione dei pesi e di soluzioni tecniche innovative. Il quinto è il design, ovviamente, che è bellissimo, che è distintamente italiano e che ha sempre caratterizzato le Alfa. Ma qui entriamo nel territorio di Lorenzo Ramacciotti. Pomeriggio a tutti. Un Alfa Romeo è una macchina che crea emozioni, con la sua storia, con la sua velocità e con la sua bellezza. Fin dalla sua nascita, Alfa Romeo ha fuso queste tre cose in un tutto armonico, dove nessun elemento domina sugli altri, ma tutti concorrono a creare auto indimenticabili. Per questo Alfa Romeo è da sempre la più alta espressione dello stile italiano in campo automobilistico. La cultura dell'auto si è sviluppata negli anni esprimendo attraverso i tempi, le mode e le tecnologie disponibili la prevalenza di valori come la potenza, la leggerezza o il comfort. Lo stile italiano rappresenta da sempre un perfetto equilibrio tra tutti questi elementi, dove la forma si modella sulla sostanza, ma senza diventarne una pura e semplice funzione. Le soluzioni aerodinamiche, gli ingombri meccanici, i rapporti di forma creano punti di riferimento da cui il designer deve obbligatoriamente partire. Ma a tutto questo, lo stile che si plasma in modo organico sulle parti del corpo, come i muscoli di un cavallo in corsa. Nell'iniziare a disegnare la nuova Alfa Romeo, siamo stati guidati da questo pensiero semplice e potente. Volevamo creare un oggetto capace di sfidare il tempo con la sua eleganza, le mode con la sua essenzialità e lo spazio con l'attenzione delle sue forme.
Alfa Romeo ha sempre rappresentato una grande firma dello stile e ha contribuito alla definizione di un modello di vita che l'Italia ha portato nel mondo e che è parte della cultura stessa del paese. Questo perché dello stile italiano, Alfa rappresenta e raccoglie tutti i tratti caratteristici: il senso delle proporzioni, la semplicità e la cura per la qualità delle superfici. Le proporzioni sono basate sull'architettura tecnica, che è molto di più di una fonte di ispirazione, è lo scheletro su cui l'auto è costruita. Qui noi abbiamo due punti di riferimento che sono estetici, oltre che funzionali: l'equilibrio 50-50 dei pesi e la trazione posteriore. Per bilanciare al meglio le masse, il motore e la meccanica devono collocarsi tra i due assi. Abbiamo sfruttato questo concetto disegnando sbalzi molto ridotti, un lungo cofano e lunghi parafanghi anteriori. L'abitacolo è arretrato e appoggiato sulle ruote di trazione e i parafanghi posteriori muscolosi segnalano visivamente il punto dove la potenza viene scaricata a terra. Tutto questo si traduce in un passo estremamente lungo contenuto in una carrozzeria tra le più compatte. Le proporzioni ci hanno spinto a creare una forma dinamica. Se guardiamo l'abitacolo in pianta non vediamo una scatola, ma un'ellisse. Gli angoli arrotondati e i montanti avvolgenti danno slancio all'avventura creando un profilo a goccia che ricorda una delle più belle auto di tutti i tempi, la Giulietta Sprint. La seconda cifra dello stile italiano è la semplicità. Disegnare un'auto è uno dei mestieri più belli, ma altrettanto complessi che esistono al mondo. È il punto di incontro di tutte le discipline dell'ingegneria, dalla meccanica all'elettronica, dalla termodinamica all'aerodinamica. Ma il risultato non deve mostrare nulla del nostro sforzo. Lo stile deve essere semplice e naturale, come il profilo di una nuvola che non rivela l'enorme potenza che racchiude. Viviamo in un'epoca carica di segni. Siamo circondati da informazioni e messaggi moltiplicati da media vecchi e nuovi. Siamo immersi in un rumore di fondo continuo e crescente ed è facile cedere alla tentazione dell'overstyling. Ma questo non è quello che ci si deve aspettare da un Alfa Romeo. La semplicità è nel nome Alfa, la prima lettera dell'alfabeto greco che ci suggerisce segni primari ed essenziali. E la semplicità è nella storia Alfa, fatta di linee pulite e tese, come quella della Canguro del 1964, impresse nella memoria di tutti gli innamorati dell'auto. Per questo abbiamo dato alla nuova Alfa Romeo un'identità fatta di pochissimi tratti, una linea scavata sui fianchi che segna le porte e abbraccia le maniglie e naturalmente il leggendario trilobo frontale, forse il volto più famoso e riconoscibile nel mondo dell'auto. Non c'era bisogno d'altro. La terza cifra è la qualità delle superfici. Significa creare con i volumi riflessi ricchi e armoniosi. Per ottenere questo effetto abbiamo fatto descrivere le superfici dalla luce, senza frammentarle con inserti grafici gratuiti, e il risultato è una forma scultorea che rivela una tensione quasi organica. È molto di più che una macchina. La nuova Alfa Romeo possiede il profilo di un felino pronto a scattare. L'interno è frutto della stessa ispirazione, è pulito ed essenziale, centrato su chi guida e sui suoi gesti. Perché per Alfa Romeo l'auto non è un elettrodomestico su ruote. L'auto è un prolungamento dell'anima, del cuore, del cervello, delle braccia e delle gambe. Abbiamo restituito alla parola comandi il suo significato originario. Non gadget, ma leve per sentire e governare la vettura, che parlano lo stesso linguaggio del guidatore e gli rimandano tutte le sensazioni necessarie per decidere e per agire. Abbiamo tagliato il posto di guida come un tessuto, con il tunnel diagonale, la plancia leggermente ondulata e gli strumenti orientati verso il guidatore, e lo abbiamo cucito come un abito, con cura artigianale e materiali preziosi. Pelli, legni, tessuti e fibre di carbonio sono stati scelti per la loro piacevolezza visiva e tattile, ognuno in base alla personalità della vettura, e sono assemblati in modo da far sentire il tocco umano. Anche questo è un tratto caratteristico dello stile italiano. Forma e funzione vanno sempre mano nella mano,
ma il risultato non deve essere necessariamente minimalista o freddo, perché un Alfa è prima di tutto un oggetto del desiderio, non un soprammobile da guardare, ma una forma viva da vivere e da guidare, una creatura che produce emozioni, una piccola fabbrica di velocità e di bellezza, e di passione e di poesia. Siamo qui per vederla e per sentirla cantare. In questa scoperta ci accompagna una delle più belle voci del mondo, una voce italiana. Ad evocare ed omaggiare l'amore. L'ho fatto in ogni parte del mondo e quante volte ho levato al cielo il celebre, reiterato grido: vincerò, vincerò, vincerò. Il grido d'amore del principe Calaf, che nel capolavoro puccignano simboleggia la vittoria dell'amore. Già, perché l'amore è il motore del mondo. Ma se l'amore è l'amore, ma se l'amore è il motore del mondo, esiste altresì un mondo, il mondo dei motori, che per molti di noi, me compreso, è un grande amore. Lo è da quando, ancora bambino, aspettavo con ansia la sera il sentire il ruggito, il canto, la voce dell'Alfa, mio padre, che tornava a casa e a me batteva il cuore. All'amore ho dedicato anch'io piccoli, poveri, sentitissimi versi. E non me ne voglia colei cui sono dedicati se stasera dessi cambio il destinatario. Se stasera saranno dedicati non a lei che avanza verso di me sulle sue bellissime gambe, ma ad un nuovissimo straordinario mezzo che sfreccia su quattro splendide ruote. Se il corpo tuo non fosse così bello, la pelle tanto fresca e delicata che febbre di passione e di rovello provoca in me da chi l'ho accarezzata. Se non fossi la Venere che sei, più di quello che t'amo, t'amerei. Perché l'anima mia, a cui tutto è chiaro, nell'anima tua sei riconosciuta. Unite resteranno per la vita, e nulla al mondo adesso è più caro. Thank you.
è mio, ma ricordo un po' che non che abbiamo bisogno di molte altre parole. La giornata di oggi rappresenta la conclusione di un lungo processo di sviluppo gestito in maniera silenziosa, senza clamori, sul quale negli ultimi anni abbiamo indirizzato le migliori energie di tutta la vita. Si è parlato tanto di Alfa Romeo, dei tempi per riportarla in vita, ne hanno discusso gli analisti, l'opinione pubblica, i nostri concorrenti, sollevando ogni genere di speculazione. Ne avete parlato e scritto molto anche voi, la verità è che la Fiat di prima, anche solo quella di una manciata di anni fa, non avrebbe avuto la possibilità di intraprendere questo percorso. Non aveva i numeri per avviare seriamente un rinascimento dell'Alfa Romeo, non li aveva per tre ragioni molto semplici e molto concrete. Per l'impegno finanziario che era richiesto, per le capacità tecniche necessarie e per la mancanza di una rete di distribuzione del marchio a livello globale. Tutte e tre erano condizioni essenziali per realizzare un progetto importante come la rinascita dell'Alfa. E tutti e tre sono elementi che abbiamo ottenuto grazie alla fusione con Chrysler e alla nascita di FCA. E per questo oggi siamo nella posizione di poterlo fare. Oggi possiamo contare sulla forza del settimo gruppo mondiale, sul più avanzato know-how tecnologico che riunisce tradizioni centenarie e su una capacità di distribuzione che arriva in ogni parte del mondo. Questo ci ha permesso di essere qui oggi a presentarvi la Giulia. Questo insieme al lavoro che le nostre persone hanno fatto in silenzio, in capannoni fantasma in giro per l'Italia. Per più di due anni hanno lavorato da eroi in modo caparbio e senza sosta, lontani dai riflettori, mettendo tutto il loro talento e la loro passione per restituire all'Alfa i contenuti e la fierezza che merita. E hanno creato qualcosa di straordinario. La Giulia è la sintesi di tutto quello che avete sentito oggi pomeriggio, del primo esempio del nuovo corso di un'Alfa che è di nuovo pura e autentica Alfa Romeo. È la quintessenza di ciò che la gente si aspetta da un marchio glorioso come questo, e che potrei raccontarvi quest'auto dal punto di vista tecnico delle prestazioni. E basterebbero forse pochi numeri: un motore a 6 cilindri da 510 cavalli, un'accelerazione da 0 a 100 in 3,9 secondi, un rapporto peso-potenza di 2,99. O potrei dirvi che la Giulia è un'auto perfetta, ma vorrebbe dire che è qualcosa di freddo e di repitaria. La bellezza non fa mai coppia con la perfezione, sta nell'unicità, dell'emozione, dell'intensità. Per questo preferisco dirvi perché la Giulia è diversa e perché la nuova Alfa Romeo è diversa. Diversa da come era qualche anno fa e profondamente diversa anche dai concorrenti. Lo è in primo luogo per il percorso che ha portato alla sua creazione. Avete sentito nominare i termini Scans più di una volta questa sera. Sono i nostri ingegneri, i nostri tecnici, i nostri designers. E vorrei ricordarvi perché li chiamiamo così. Skunkworks era un gruppo di persone che durante la Seconda Guerra Mondiale furono scelte per uno dei compiti più difficili che la storia potrebbe mai immaginare: sviluppare in solo 150 giorni un aereo da caccia che fosse in grado di fare la differenza e di contrastare l'avanzata dei tedeschi. Questi giovani ingegneri della Lockheed Aircraft Corporation si chiusero in un bunker segreto senza contatti col mondo esterno, lavorando in modo non convenzionale, sperimentando liberamente, senza ostacoli, senza regole, senza burocrazia, focalizzati solo sull'importanza della loro missione e sulla responsabilità assegnata a loro. Ci misero 7 giorni in meno e riuscirono con l'XP-80, Shooting Star, il primo caccia a reazione americano e probabilmente cruciale per vincere la guerra. Il processo di cui è nata la Giulia ha vissuto la stessa intensità. I nostri scans si sono chiusi in un capannone, lontani dal resto dell'azienda, e hanno agito allo stesso modo. Non l'abbiamo fatto soltanto per concentrare tutte le competenze in un unico luogo e ridurre i tempi di sviluppo, c'è una ragione molto più profonda. Per un progetto rivoluzionario come questo avevamo bisogno di un team che pensasse fuori dagli schemi, che partisse da un foglio bianco libero dalle inibizioni, dalle regole e dalle strutture del passato. Avevamo bisogno di gente che si spogliasse dalle abitudini mentali, dalle gabbie di pensiero che a volte noi stessi ci creiamo. Persone che lavorassero spalla a spalla, sacrificando magari qualche ora di sonno, ma sapendo che stavano creando qualcosa di unico e forse anche irrepetibile.
persone che vivessero di questo progetto lo facessero vivere con loro. E per farlo c'era bisogno anche fisicamente di un ambiente del tutto nuovo per proteggere la libertà di credere, di sognare e di creare. La Giura, in ogni sua piccola parte, è nata in questo modo. Tutto il processo, da come è stata pensata, disegnata, sviluppata e costruita, rappresenta un unico mondo, un modo totalmente nuovo di creare un'automobile. E quello fosse anche la sola strada per riportare in vita il mito Alfa. L'Alfa Romeo è diversa anche perché è passata attraverso un lungo processo catartico e ne è uscita di nuovo pura. Abbiamo studiato a fondo la sua storia, abbiamo voluto capire perché il marchio sia così amato nel mondo e perché i grandi successi tecnici del passato non siano stati seguiti da altrettanti successi commerciali. Abbiamo imparato da entrambi, dai trionfi ma anche dagli errori e dai fallimenti. E di lì siamo partiti per rimettere insieme la catena del DNA Alfa per riportarla alla sua vera natura, perché paradossalmente per Alfa Romeo essere diversa voleva dire riscoprire la propria identità, ritrovare la fedeltà al mito delle origini, tornare a essere quell'icona che ha attraversato e a volte scritto le epoche e i costumi. Giulia rappresenta il punto di partenza di questo processo di ricostruzione del marchio sulla base del suo DNA, di quegli elementi che definiscono il codice genetico Alfa. Il fatto che in un mondo di milioni di auto sia possibile riconoscere un carattere puro, definire le caratteristiche esclusive di un cavallo di razza è qualcosa che pochi marchi possono vantare. L'Alfa Romeo è diversa anche perché non ha più bisogno di un termine di paragone per essere legittimata. È di nuovo fieramente se stessa. Ed è oggi pronta a compiere un salto evolutivo e a diventare uno dei più importanti marchi premium. Come abbiamo annunciato a maggio dell'anno scorso durante Investor Day a Auburn Hills, abbiamo messo sul piatto oltre 5 miliardi di euro di investimenti e un piano prodotto aggressivo di cui la Giulia è soltanto l'inizio. Altri 7 modelli seguiranno nel giro dei prossimi 3 anni. E facendo leva sulla nostra rete di vendita globale, intendiamo aumentare progressivamente le vendite del marchio per arrivare nel 2018 a un obiettivo di 400.000 unità vendute, che è circa 5 volte e mezzo il livello del 2013, quasi 6 volte in più rispetto all'anno scorso, quando le vendite non sono andate oltre le 68.000 unità. In un percorso di crescita normale per qualunque altro brand, previsioni simili sarebbero impossibili da sostenere e da giustificare anche per i più ottimisti. Noi crediamo che rispecchino totalmente la forza di un marchio come Alfa Romeo. Escludendo Ferrari, sono davvero pochi i marchi al mondo in grado di alimentare un progresso simile. Se guardiamo a casa nostra, l'unico altro è Jeep. Ed esattamente il percorso che Jeep sta seguendo, ha inanellato 3 record di fila, sfondando la soglia del milione di vetture vendute. E anche con la Jeep siamo ripartiti dalla sua vera natura e dalle sue origini per avviare un processo di rinascita e trasformarlo in un marchio globale. Tanto Jeep quanto Alfa hanno nel proprio DNA le qualità e le ambizioni di un numero uno. E non è un mistero che l'Alfa Romeo è uno dei progetti su cui io sono stato e continuo a essere più coinvolto anche emotivamente. È uno dei più importanti della mia carriera. E stranamente non mi hanno mai chiesto il perché e credo che tutti pensino al valore del marchio che non ha uguali al mondo. Alfa ha un potenziale che si traduce, come avete visto, in un'opportunità di business veramente unica. E sicuramente a me il business non dispiace, ma c'è altro. Negli ultimi 30 anni Alfa si è portata dietro un senso di incompiutezza che gridava vendetta. Lasciarla come era, a competere con i marchi generalisti, avrebbe voluto dire tradirne lo spirito e i valori e tradire anche tutte le donne e tutti gli uomini dell'Alfa che inoltre in un secolo hanno plasmato la leggenda. Dare voce alla vera Alfa Romeo era un dovere anche morale. E credo che il maestro Bocelli non avrebbe potuto scegliere un'opera migliore. Alfa Romeo è la nostra Turandot. Lo è per la sua genesi travagliata, quello di un capolavoro rimasto per diverso tempo incompiuto, ma lo è soprattutto per la trasformazione eccezionale che ha preso vita in questi 2 anni. La principessa di ghiaccio dal progetto in perenne divenire a questo trionfo d'arte e di passione. E oggi possiamo finalmente dire che è il primo giorno di una nuova Alfa.
è un marchio che si riprende il posto che merita nel panorama dell'auto e diventa uno dei più importanti paladini dell'italianità nel mondo, un'icona di stile, un simbolo del miglior know-how tecnologico, del miglior spirito creativo di questo paese. Vorrei ringraziare Harald Wester, Philippe Pieff e Lorenzo Lanacciotti per tutto quello che hanno fatto finora e continuano a fare insieme alle loro squadre, ma più di tutti voglio ringraziare i nostri scouts. E merito loro se la nostra, se la rinascita dell'Alfa, come tutte le opere d'arte, è qualcosa di grande, di audace e di imprevisto. Sono loro che hanno compiuto il miracolo e hanno cambiato l'Alfa. E penso anche che in fondo l'Alfa li abbia cambiati. Perché quando vivi un'esperienza così intensa, dove metti il tuo talento, ma anche le tue qualità umane, lasci la tua impronta dovunque. Ed è quell'eredità che ti rende una persona migliore. E voglio chiudere questa giornata lasciando il palco ai veri eroi della Giulia, a una rappresentanza dei nostri scouts, quelli che l'hanno pensata, quelli che l'hanno creata e anche quelli che la costruiranno a Cassino. E questi ragazzi sono il volto della rivoluzione Alfa e la Giulia è il loro volto. Grazie a tutti.